Buongiorno a tutti, il mio nome è Davide e oggi per il canale di Luca di Gaming Tonight vi porto una deck profile D&D aggiornata, post Battle of Chaos. Qualche premessa: il deck ovviamente è un deck rogue for fun, non tiene botta in termini di consistenza con i vari deck più competitivi del formato. Luca mi fa portare solo questo tipo di deck. Il deck però è molto divertente, sono un grande appassionato dell'archetipo, lo gioco da tanti anni e quindi testo la lista da quando sono stati annunciati i supporti, che comunque aiutano tantissimo il deck proprio in termini di consistenza e in termini di efficacia della board finale. Un'altra premessa è che il deck può avere tantissime possibili build. Questa build è quella che tende ad essere più orientata agli Xyz, quindi tende ad abusare di Mark Steel e vuole concludere la board con Caesar Alto, ma ci sono board più orientate ai Synchro che magari tendono ad abusare di carte tipo Ghost per chiudere con board che contengono Alchi, Formula Synchro e poi eventualmente Baronessa e altro tipo di interruzioni di quel tipo. Io preferisco la build con gli Xyz perché la trovo più consistente e permette di giocare meglio, ad esempio, attorno a Droll, che è una carta che il deck soffre molto ed è stata molto popolare nello scorso formato. Andando avanti, iniziando con la profile, giochiamo tre copie di Griffon, che nuovo supporto da Battle of Chaos, fortissimo. La carta aiuta tantissimo il deck. Ha un numero estremamente ampio di effetti, iniziando da quello meno utile, l'effetto di scala Pendulum, che comunque viene buono molte volte. Lui ha una scala bassa, che comunque può essere utilizzata, cioè che molto spesso viene utile con Gilgamesh, e ti permette di, diciamo, buffare di 500 di attacco per ogni Dark Contract in grave, permanentemente un mostro DD. Viene buono in alcuni matchup, specialmente control, ad esempio contro Eldritch, quando vogliamo passare sopra Heavenly Prison, o Eldritch stesso, magari sotto Skill Drain, in generale nei matchup control. Gli effetti utili però sono gli effetti di Extender e di Sercino. Lui è un Extender generico, quindi se controlliamo un mostro di Deep entra specialmente dalla mano. Quando viene evocato specialmente da Grave, permette di fare Sercino generico di carte DD, quindi ci permette di aggiungere sia una trappola DD, in particolare Menant, che è un nuovo supporto di buck molto forte che vedremo dopo, ma in generale fa sercino generico. In più, quando viene evocato tramite evocazione Pendulum, permette di scartare una carta Dark Contract o DD per pescare una carta. Anche questo effetto viene buono di tanto in tanto. La carta è fortissima, dopo la vedremo magari in alcune mani di prova. Giochiamo ovviamente Kepler, che è il sercino iconico del deck. Su Normal o Special aggiunge Dark Contract, che è l'effetto che andiamo a utilizzare sempre. Altrimenti ovviamente fa rimbalzare una carta in mano, ma ovviamente non dobbiamo mai riutilizzare. Niente da dire, è fortissimo. La norma che andiamo a preferire sempre nel deck. Dopo c'è Swirl Slime, Mana Mulinello, l'altra carta più forte del deck, forse addirittura più forte di Keplero. Se questa carta non esistesse, il deck sarebbe ingiocabile. Fondamentalmente fa fusione da mano, utilizzando lei stessa come materiale da fusione, è il punto di partenza per ogni combo ed è quella che andiamo sempre a searchare con i nostri contratti o con Grifone. Due copie di Necro e una Typhoon fanno più o meno la stessa cosa, nel senso che entrambe fanno fusione bandendo mostri da grave, inclusi loro stessi. Typhoon si utilizza però soltanto per mostri di livello 8 superiore, quindi solo per Gang di Salto. È utile giocarli entrambi perché ovviamente tutti gli effetti sono once per turn, quindi la possibilità di utilizzarli entrambi, specialmente quando, come detto, andiamo ad abusare di Mark Steel, viene molto buono. Questo lineup è piuttosto standard, è piuttosto forte. Due Copernico, qui molti saranno in disaccordo, moltissime liste ne giocherebbero tre. Io penso che 3 sia pesante. Molto spesso, quando lo vediamo in mano con un'altra partenza come Keplero o con un'altra Normal, dobbiamo sempre stare a scegliere quale giocare. Mentre invece, molto spesso, quando partiamo soltanto con lui come normal, c'è il rischio di perdere da una mono interruzione, che ovviamente è molto negativo. Quando poi la carta entra è fortissima, quindi comunque ottima carta. Io la preferisco in due copie piuttosto che in tre copie. Tanto quando abbiamo bisogno di searcharla non c'è mai. Cioè, possiamo sempre andarla a prendere, quindi non c'è bisogno di giocarla in tre copie. Due copie di Orthos. Lui è diventato fortissimo con Grifone. L'effetto di entrare special dalla mano viene buono praticamente ogni partita. Moltissime combo lo andiamo a searchare. Moltissimi setup lo andiamo a searchare con Grifone. Non è un brick, perché appunto molto spesso, anche con mani un pochettino più lente, nelle quali andiamo direttamente into Gilgamesh, saltando gli step magari di Crossship e Alchi, viene comunque buono perché è un Tanner livello 4. Quindi può sia fare Xyz che andare eventualmente a fare o Savage o Siegfried, dipende da in che stato della board siamo. Andiamo poi a giocare tre copie di Lamia. È vero che come dicevo prima, la build è meno sincro, però Lamia è fortissima. È un extender fortissimo, sia da mano che da cimitero. È buono per andare into Alchi, quindi carta comunque fortissima. I due pali, Ragnarok e Apocalypse. Apocalypse io lo detesto, però capisco molto bene che giocando Gilgamesh lui è one card Siegfried in molti setup,
quindi comunque penso che vada giocato. Ragnarok invece è fortissimo, lo adoro, il problema è che non si può giocare in più copie perché tende ad essere bricky. Se lo vediamo in mano, quindi se lo apriamo, comunque è un extender per ribornare. Dobbiamo stare attenti poi eventualmente a liberarcene, quindi tramite Lamia o in altri modi, o tramite Orthos, perché non ho detto che Orthos in tutto questo fa anche removal di Spell or Trap, che è molto buono in Tumina. Diciamo che lui potrebbe in teoria giocare in due copie, in una però è secondo me più che sufficiente. Questo chiude il setup di D, quindi niente di estremamente strano. Muovendoci alle spell, abbiamo 3 gate, fortissimo, esercino generico, non serve neanche, non ha neanche bisogno di spiegazioni. Un swamp forte. Giochiamo il Caesar normale di rank 4 che esercita contratti quando è nominato in grave. In generale è una carta molto forte. Si utilizza in moltissime combo, quando partiamo di Gate e di Keplero andiamo a searchare lui, quindi è un'ottima carta, fa andare subito in 2 Genghis anche senza Swirl Slime. One for One, come moltissimi su YouTube anch'io detesto One for One, però in questo deck nel quale avere un extender da deck è molto forte, permette di triggerare anche le fusioni per il Reborn, è molto buono. Ovviamente prendersi un Ash fa malissimo, comunque la carta è molto forte. 3 Allure. Peschino per il deck, non gioco Desire perché gioco delle monocopie, comunque Desire sta andando a uno, comunque Allure va benissimo per il deck. E chiudiamo con una copia di Caccia di Talenti, che non ha un altro nuovo supporto di buff, fondamentalmente un cambiare idea se controlliamo un mostro di DD. Quindi carta fortissima, searchabile di Griffon, quando abbiamo tutti i pezzi o non ci servono altri extender, searchiamo lei ed è fortissima. Interruzione molto forte, che ci mette anche di non perdere da Darkruler e Droplet direttamente. Ho 10 slot completamente flex per Entrap e carte Green Second. In questo build gioco queste, quindi i 3 talenti, che in generale non adoro nel formato, però la possibilità comunque di andare a pescare altre 2 carte o di giocarla come carta Green Second è molto forte, Called ovviamente. Gamma è l'unica di questi 10 slot che andrei a tenere, perché è quella che andiamo ad utilizzare di più con Alki Fibrax, dal momento che quando andiamo in 2 Alki con Lamia portiamo un Gamma e utilizziamo un Genghis e Gamma per fare Savage. In più, questa è fortissima contro Droll, contro Lancea, che sono carte che fanno malissimo al deck. Quindi, eventualmente, se vediamo Gamma in mano e abbiamo Gate e Keplero, oppure Gate e Copernico o qualcos'altro, iniziamo con Gate, baitiamo un Droll, e se risolviamo Gamma è un one card Crush, one card Alki, quindi siamo avantissimo come materiale. 2 Corvi, sinceramente, perché li sto testando, voglio vedere come sono nel formato, e perché sono oscurità, quindi sono bannabili di Allure. Che può venire buono per qualche mano un pochettino più storta. Questi sono 10, comunque, 10 slot completamente flex. Secondo me, se un deck non ha 10 slot da dedicare a Entrap o carte con i secondi, in questo formato non è neanche giocabile. Quindi, queste sono le 10 carte che sto giocando al momento. Andando all'extra, iniziando dagli Xyz, abbiamo uno un Death Machina. Che dire, la carta è fortissima, aiuta tantissimo il deck. Perché fa sì che innanzitutto permette di chiudere con interruzioni anche se ci prendiamo Nibiru o più Entrap. Perché la meccanica di evocazione è quello che rende davvero speciale la carta. Lui si può evocare specialmente su un qualsiasi mostro DDD, quindi si può evocare specialmente anche su Gilgamesh banalmente. E fa un'interruzione discreta, però anche più volte per turno. Il che significa che noi possiamo metterlo su un Gilgamesh. Lui dice fondamentalmente che quando l'avversario attiva un effetto di un mostro, possiamo o mandare un contratto scoperto sul terreno del cimitero o staccare 2 materiali da questa carta per attaccare il mostro che ha attivato il suo effetto sotto macchina Dex. È un'interruzione discreta, quindi fondamentalmente fa ogre, però più volte per turno. Ed è un'interruzione che è molto facile mettere in campo. Ha anche un discreto effetto in zona Pendulum, che dice innanzitutto lui si può mettere in standby phase in zona Pendulum, e poi dice che se c'è un'altra carta in zona Pendulum, possiamo evocare quella carta per scegliere un mostro Pendulum in cima al cimitero e metterlo in scala, che è un effetto discreto per il grand game, non viene fuori molto spesso, però insomma succede, quando succede comunque è un plus. Quindi nuova espansione di Buck, sono le uniche carte che sto spiegando, se non si fosse capito. Poi un Caesar Alto, fortissimo, incredibile quanto questa carta ogni tanto basta per vincere la partita da sola. Fa negazione di magie, trappole o effetti di mostro che includono l'evocazione speciale di un mostro, quindi in realtà praticamente qualsiasi cosa, specialmente in questo formato, quindi contro Brave, contro, non so, Prank, contro PK, contro un sacco di cose, è veramente forte. È la carta che vogliamo mettere in ogni nostra board finale. Ha anche un effetto di recovery, quindi quando viene mandato in Grave permette di searchare un contratto da deck, che non è assolutamente da buttare. Kingstell e Caesar Re delle Onde sono i 2 mostri che andiamo ad abusare di più, perché hanno degli effetti fondamentalmente modesti, potrei anche non spiegarvi. Diciamo che Caesar Re delle Onde permette di rebornare mostri distrutti alla fine della battle, ma non viene mai, veramente mai in clutch.
Ma soprattutto quando mi ha mandato al cimitero permette di searchare un contratto da deck. King's Tale ha un effetto da burn che permette di infliggere 1000 danni all'avversario e scegliere un mostro scoperto sul terreno e ridurre di 1000 il suo attacco se abbiamo subito danno d'effetto in quel turno. Anche questo non viene fuori molto spesso, può essere buono a fine tempo, ma non viene fuori molto spesso. L'effetto fortissimo è che not once per turn, quando viene mandato al cimitero, permette di fare foolish. Quindi ci permette di mettere nel cimitero tutti i pezzi che ci servono, anche giocando discretamente attorno a Droll con alcune mani. Quindi loro sono quelli che andiamo ad abusare quando facciamo le nostre combo. Mandandoci i link abbiamo Alky, Crosship, Lambda e doppio Gilgamesh. Giochiamo Lambda ovviamente perché abbiamo gamma, quindi molto spesso viene buono farla relativamente a metà della combo, se abbiamo un gamma in mano ad esempio. Crosship è fortissima, potrebbe chiamarsi DD Crosship perché è perfetta nel deck, si triggera su qualsiasi effetto da fusione, ne abbiamo 3 nel deck, 4 includendo il contratto, quindi fortissimo. Doppio Gilgamesh, non sono riuscito a trovare il secondo, perché ovviamente il deck non è ancora in official release, quindi non l'ho ancora mai giocato in real, solo testato su DB. Gilgamesh è fortissimo. Diciamo che essendoci Machinex, ogni tanto lo si può fare anche in mani meno buone sin dall'inizio della combo. Ovviamente prima era, nel momento in cui andavamo direttamente in lui, riuscivamo a chiudere al massimo con un'interruzione. Adesso con Machinex riusciamo, anche con mani meno buone, nelle quali siamo costretti ad andare direttamente into Gilgamesh, a chiudere con board più discrete. Alky è ancora qui, nonostante la board non sia sincro, comunque è molto forte, comunque un plus. Talvolta quando ci serve avere due lamia in grave viene buono. Il 90% delle volte comunque lo portiamo per portare un gamma per andare into Savage con un Genghis normale. Muovendoci alle fusioni, abbiamo due copie di Genghis, Flanking Genghis e una copia di Genghis Alto, e un Flex in forma di Re dell'Oracolo. Ovviamente i tre Genghis sono fondamentali, piuttosto standard, fortissimi. Loro necessariamente in 2 per andare in Caesar Alto. Lui comunque serve, ci passiamo sempre con Vice Typhoon, è comunque un negate Dispel or Trap nel nostro turno che è molto forte nei matchup control, e comunque insomma fa il suo. Re dell'Oracolo si potrebbe argomentare che ci sarebbero flex pick migliori, lui a me piace moltissimo per il fine tempo, perché il deck ovviamente performa benissimo andando primo, ma siamo sempre costretti per fare combo a pagare life points. A fine tempo con lui possiamo banalmente vincere, perché lui ha il banalissimo effetto di convertire in un guadagno tutti gli effetti che ci costringono a pagare life points. Tutto sommato positiva la sua presenza nel deck, magari dopo più testing si potrebbe decidere di cambiarlo con qualcos'altro. Chiudiamo con i Synchro, un Siegfried, fortissimo Omni Negate, Negate Dispel Trap, Savage Omni Negate, ovviamente lui dobbiamo farlo necessariamente prima di passare da Gilgamesh. Diciamo, questo è tutto come lista, adesso possiamo passare dalle mani di prova. Ok, andiamo quindi adesso a fare un po' di mani di prova. Il concetto non è tanto di vedere quali sono le card combo, dato che il deck ne potrebbe avere tendenzialmente tantissime, ma diciamo quali sono le possibili playline, come è più conveniente giocare per giocare attorno a delle interruzioni, insomma, qual è una board finale dove possiamo andare a parare. Niente, facciamo un po' di mani di prova. Le carte sono ovviamente tutte girate. Ok, questa mano è molto forte andando primi, meno forte andando secondi, non abbiamo particolari alternative going second. Ovviamente iniziamo sempre da fascino. Into un altro fascino colled, possiamo liberarci di Necroslime. Qui attivare un secondo allure è rischioso, abbiamo diciamo tutti i nostri pezzi, potremmo giocarla con questi 3 pezzi e non rischiare un altro allure. Supponiamo di tirarlo. Vedremmo Talents e Lamia, diciamo ci liberiamo di Lamia tranquillamente, giochiamo con la nostra 3-card combo. Adesso diciamo siamo molto ancora più forti going first, dal momento che diciamo non subiamo Lanceo Droll, o meglio Droll l'avremmo probabilmente già subito, però Colette penso fosse il primo allure. Talents e Talents, quindi sarebbe stato buono anche andando secondi. Comunque giochiamola. Prima cosa ovviamente normal Keplero, Keplero porta contratto, e contratto porta il nostro nuovo amico Griffon. A questo punto conviene sempre mettere il prima possibile Griffon in grave, dato che il sercino parte soltanto, come detto prima, per evocazioni da grave, e il modo per mandarlo in grave è Mammolinello, quindi fondiamolo. Facciamo fusion e portiamo Genghis. Una volta portato Genghis attiviamo il secondo effetto di slime, quindi la banniamo da grave, portiamo Copernico. Facciamo chain 1 Copernico, chain 2 Genghis, quindi chain 2 Genghis ci riporta Grifone, chain 1 Copernico ci inizia a mandare i vari pezzi che ci servono. Qui siamo abbastanza liberi se mandare Tifone o Necro, iniziamo da Tifone dato che Genghis l'abbiamo usato.
utilizzare Tifone ci permetterà dopo di portare il gang di salto. A questo punto facciamo Xyz e iniziamo ad abusare di quelli che dicevamo prima. Quindi portiamo prima Caesar e poi Kingstel. Facciamo Link. Copernico va in extra, loro vanno in grape. Portiamo la carta più forte del deck, portiamo Crosship, attiviamo l'effetto di Kingstel, quindi mandiamo in grave. Abbiamo mandato Tifone, qui conviene mandare o Lamia o Necro, comunque faremo un'altra rotazione di Tell, quindi iniziamo mandando Lamia per adesso, per poter andare in Tualki. A questo punto usiamo Typhoon, fondiamo, liberiamoci di Copernico. E portiamo Gang di Salto nella zona di Crosship, tiriamo effetto Crosship e andiamo a rebornare Lamia. Crosship ovviamente reborna a livello 4 inferiore, quindi non possiamo rebornare Ixyz. Su reborn di Lamia triggeriamo Gang di Salto e reborniamo Kingtel. A questo punto usiamo Lamia e Crosship per andare in Tunnel, tiriamo Alchi per portare Gamma, diciamo Gamma e Genghis per andare into Savage. Quello che voglio far notare è che ovviamente dopo Savage sarà, cioè non è più possibile per Loppo interromperci, ma anche se ci avessero tirato Nibiru eventualmente, ad esempio in questo game state, nel quale sembra che l'avremmo subito, avremmo comunque avuto dei follow-up nella forma di Lamia, che sarebbe potuta ritornare mandando un contract in grave, nella forma di Kingstel, che quando mi ha mandato in grave fa comunque foolish. Quindi se ipotizziamo un Nibiru in questo game state, nel quale sembra fortissimo, abbiamo comunque abbastanza follow-up per andare into Genghis, into Gilgamesh e chiudere comunque con almeno due interruzioni. Quindi se è vero che il deck non ha diciamo una line troppo fast per andare sotto, per giocare sotto Nibiru, ma è anche vero che è abbastanza resiliente a Nibiru perché moltissimi follow-up sono in grave. E poi da un certo punto in poi, appunto, Nibiru non può più essere tirato perché c'è Savage. Andiamo poi a fare Gilgamesh. Attiviamo l'effetto di Kingstel ancora per mandare Melma Necro. A questo punto possiamo decidere se attivare subito l'effetto di Gilgamesh. Lo facciamo. Mettiamo in scala. Dal momento che non abbiamo ancora attivato effetto Lamia, metteremo sicuramente Ragnarok e Apocalypse, quindi nella più standard delle combo DD. A questo punto facciamo. Qua siamo praticamente liberi di scegliere da cosa iniziare. Possiamo iniziare da Apocalypse, quindi bannando Caesar e Griffon per portare Apocalypse. Non triggeriamo subito effetto Ragnarok, aspettiamo un attimo. Facciamo prima effetto Lamia. Sì, qui è indifferente comunque. Possiamo anche triggerare subito Ragnarok. Diciamo che l'idea sarebbe portare Lamia per fare Siegfried e poi utilizzare effetto Ragnarok e Melma Necro per portare i due Genghis e fare il follow-up. Diciamo, seguiamo la playline corretta. Quindi facciamo effetto Necro. Qui ho già bannato due per evocare Apocalypse, quindi non facciamolo ancora. Facciamo Melma Necro 1 e 2. Portiamo Genghis. A questo punto triggeriamo Ragnarok e portiamo il secondo Genghis, quindi siamo a meno 2000. Usiamo i due Genghis per fare Caesar alto. Poi andiamo ad utilizzare Apocalypse, quindi bannando i due. E poi utilizziamo effetto Lamia, così è più ottimizzato perché teniamo il follow-up e mandiamo Ragnarok in grave. Quindi portiamo Lamia, Apocalypse va in extra, Lamia viene bandita, portiamo Siegfried. E poi chiudiamo mettendo Machinex sopra Gilgamesh. Settiamo Called, quindi con una mano average, la possiamo chiamare 3 card combo, ma diciamo questa deck ne ha tantissime, tantissime lineup. Chiudiamo con due negate di Caesar, due interruzioni nella forma di Machinex, quindi una mandando il contratto e poi attaccando l'ipotetica carta dell'avversario e poi staccando due materiali. Siegfried che tra l'altro è molto forte per giocare a torneo Darkruler, perché ad esempio se abbiamo un Called settato, ci tirano Darkruler e magari l'avversario ha già qualcosa in grave, facciamo Chain Called e poi ceniamo Siegfried targettando Darkruler. Questa è una giocata che dovete conoscere se giocate carte come Siegfried, se giocate carte come Othred. E poi ovviamente Savage, avremmo avuto un talenti se ci avessero voluto interrompere, se fossimo andati secondi. Penso che questa mano di prova basti, perché il video penso sia già abbastanza lungo. Ringrazio Luca per lo spot sul canale, per aver dato una decklist a DD. Spero che la lista vi abbia interessato, il deck è molto molto divertente comunque, ve lo consiglio, è anche piuttosto budget, al di là di qualcosa in extra, quindi
Quindi, insomma, consigliatissimo e spero che il video sia stato di vostro gradimento. Ciao a tutti, ragazzi.